Il Museo Revoltella, importante galleria d'arte moderna nata dallo sviluppo di un'istituzione fondata per volontà del barone Pasquale Revoltella, proseguendo nel segno delle mostre recenti di grande successo come Monet, gli impressionisti in Normandia e i Macchiaioli, ospita la nuova esposizione su Antonio Ligabue, un'antologica con oltre 60 opere che fino al 18 febbraio 2024 racconta uno degli artisti più straordinari e commoventi del Novecento. Si tratta della prima mostra antologica dedicata ad Antonio Ligabue in Friuli Venezia Giulia, il racconto della vita e dell'opera di un uomo che ha fatto della sua arte il riscatto della sua stessa esistenza. Artista visionario, autodidatta e sfortunato, entrò nell'animo del grande pubblico perché capace di parlare con immediatezza e genuinità a tutti, a chi ha gli strumenti per capirne il valore storico-artistico, così come a chi semplicemente gode della bellezza assoluta delle sue opere. Una storia umana e artistica straordinaria e unica che negli anni ha appassionato migliaia di persone, una vicenda raccontata in un percorso cronologico curato da Francesco Negri e Francesca Villanti. La mostra narra le diverse tappe dell'opera dell'artista, a partire dal primo periodo, dal 1927 al 39, quando i colori sono ancora molto tenui e diluiti, il secondo periodo, dal 39 al 52, è segnato dalla scoperta della materia grassa e corposa e da una rifinitura analitica di tutta la rappresentazione. Il terzo periodo, dal 52 al 62, è la fase più prolifica in cui il segno diventa vigoroso e continuo. È densa in quest'ultimo periodo la produzione di autoritratti diversificati a seconda degli stati d'animo. La mostra, promossa dall'Assessorato alle politiche della cultura e del turismo del Comune di Trieste, con il supporto di Trieste Convention and Visitor Bureau e il Promoturismo FV, è prodotta da Artemisia in collaborazione con il Comune di Gualtieri e la Fondazione Museo Antonio Ligabue.